tempo in cui non si diceva più Roma, si diceva l'urbe. La vecchia scolastica retorica della romanità aveva raggiunto il suo livello massimo, patologico. L'ultima Roma papale fu definita una metropoli paesana, ma era molto più paesana che metropoli. Ridotta a 200.000 abitanti, aveva perduto da tempo ogni tendenza all'espansione. Appariva ferma nel tempo, fuori del tempo. Si poteva fare di essa la capitale moderna di uno Stato giovane, ma l'Italia ufficiale non voleva essere giovane e nuova. Voleva Roma come simbolo di una grandezza tramontata da almeno 15 secoli. La retorica dell'urbe, che farà poi tanto male, fece così svettare nel cielo, sin dagli inizi del Novecento, le prime alate vittorie. Roma ha sempre dimostrato una straordinaria capacità nell'incorporare e far sue le esperienze più diverse. Ma il falso romano antico è il più estraneo alla città. Ogni volta che si volle fare romano, nacquero le architetture meno romane di tutta Roma. Bianco e altissimo, il monumento a Vittorio Emanuele II è veramente un gigantesco oggetto estraneo posato sulla città. Oggi, fra la marea montante delle automobili, appare come il più assurdo spartitraffico dell'urbe. Con mentalità tipicamente provinciale si cercò il monumentale nelle spropositate dimensioni. E c'era vicina la stupenda lezione michelangiolesca della piazza del Campidoglio, che il gigante pretende di umiliare. Si dice, ad indicare rovina e danno, un elefante nella vetrina di un gioielliere. Calato fra tanti gioielli ambientali, storici, artistici della vecchia città, l'elefante agì da elefante. Ultime conseguenze gli sventramenti mussoliniani, per rimettere in luce e onore, si disse, le vestigia di Roma imperiale. Non è vero. Le vestigia, già coperte e nascoste dagli antichi quartieri, furono nuovamente sepolte quasi per intero, esattamente per l'84%, da una piana di asfalto. Era questo vuoto che si voleva per buttar fuori la povera gente dalle vicinanze di Piazza Venezia e far sfilare le quadrate legioni. Sfilano oggi legioni di automobili e dei fori imperiali rimane visibile in fosse inaccessibili quanto già si conosceva. L'esposizione universale di Roma era prevista per il 1942. L'idea assurda di un colosseo quadrato nasce da un tentativo di compromesso fra romanità e architettura moderna. La trovata degli architetti piacentiniani è semplice. Si prende l'architettura romana, la si squadra e la si pialla. Nascono così le scenografie irreali per uno spettacolo che non si farà mai. Assurde e inutili, la vita le ha scartate. E appaiono così, deserte, in ogni ora del giorno. Roma le rifiuta. I 2,5 miliardi finora spesi monumentalizzarono il vuoto, così scriveva coraggiosamente Giuseppe Pagano, uno dei maggiori rappresentanti del movimento moderno, quando vide innalzarsi queste file di colonne. E aggiungeva, dobbiamo risparmiare i milioni delle inutili colonne per spenderli nelle case del povero. Ma la romanità voleva le colonne e vuole che la gente guardi soltanto in alto. Orgia di aquile e lupe al ponte Flaminio, nato come solenne ingresso per i forestieri che scendono dal nord della Roma di Mussolini. Lupe e aquile sembrano ergersi oggi a protezione della speculazione edilizia che coi suoi nuovi quartieri ha sorpassato il ponte. Ma sono quartieri di lusso e molta gente rimane senza casa.
Ludovico Quaroni, in una breve storia urbanistica di Roma, ha messo in evidenza come la politica dei lavori pubblici, con i suoi facili aspetti propagandistici, fu tipica della città quasi in ogni tempo e sempre significò marmi invece di case. E anche qui lo sguardo sempre in alto, e guai a scendere dove si prevede che il visitatore ufficiale non debba passare. Terminato nell'ultimo dopoguerra, il ponte, dopo non molti anni di vita, minacciò di crollare, anche se non era stato appesantito da tutte le numerose statue previste, che sotto quel peso sarebbe forse cascato subito. Sembrava stare in piedi, invece, ed ebbe la sua logica appendice moderna, il lungo costosissimo viadotto, creato in occasione delle Olimpiadi, sempre allo scopo di far bello l'ingresso in Roma, contro ogni serio concetto di pianificazione urbanistica. A sbattere contro una collina, è stato notato, ed è vero, diramandosi in rami secondari, porta un notevole volume di traffico verso inevitabili intasamenti, perché aggrava quel sistema radiale di strade convergenti sul centro cittadino che è all'origine dei mali del traffico romano. Le Olimpiadi volevano le loro opere monumentali e Roma, una Roma priva di tante cose, modeste ma utili, non seppe rinunciarvi. Ancora marmi invece di case, anche se i marmi sono oggi di cemento. Con le sue sincere e ben modulate strutture, disegnate da Pierluigi Nervi, il viadotto potrebbe avere una sua moderna bellezza, ma nessuno ha pensato quanto sia pericolosa in una città che ha la vocazione per la facciata, un'opera che ha un sopra e un sotto. Un sopra rappresentativo per il forestiero e un sotto che non serve a nulla. Gravi pensieri, preoccupazioni per la sua stabilità offre il Palazzo di Giustizia. Qui statue, bassorilievi, ornati furono messi tutti e sorge il dubbio anche qualcuno di più. Sotto tanto peso, il palazzo, anche se ha un piano in meno del previsto, scricchiola pericolosamente. Nato fra scandali d'ogni genere, costato cifre paurose al di sopra di ogni ragionevole preventivo, di romano pare avere soltanto questo. Per il resto, con tutta la sua magniloquenza, rischia di aver vita più breve di un uomo. Nessuna opera monumentale è fortunatamente prevista per il centenario di Roma Capitale, ma non è prevista neppure nessuna opera civile e utile. Così, alla commemorazione, pare averci pensato il destino con questa significativa minaccia di crollo. E fra le tante proposte fatte, di demolizione o restauro, la più saggia e la più romana ci pare sia quella di lasciarlo crollare, dandogli magari qualche spinta, tanto per aiutare, e far nascere un giardino, ove le sue statue mozze e le sue colonne spezzate accontenterebbero anche coloro che vorrebbero conservata la testimonianza di un modo retorico e autoritario di concepire la giustizia. Qui dove un tempo le sponde del Tevere erano tutte verdi, la natura ha iniziato la sua lenta ma inarrestabile rivincita. Erbe e pianticelle hanno cominciato a nascere.
E chissà che fra il verde, ridotto a ruderi, il vecchio palazzaccio di cattiva memoria non acquisterebbe magari una sua bellezza. Sarebbe certamente il rudere più ammonitore di tutta Roma.